tornando a tutto questo discorso qua delle superstizioni, facciamo il discorso su che cos'è la stregoneria oggi. È un discorso che abbiamo già fatto qui in Radiogamma esattamente nel gennaio del 2000. Si tratta di stabilire che cos'è la stregoneria, il concetto del vivere per sfida, la situazione oggettiva e i percorsi di stregoneria, gli strumenti d'azione della stregoneria e il cristianesimo come parte dell'oggettività nella quale costruire il divenire dell'apprendista stregone. Assunto fondamentale della stregoneria: le sfide attraverso le quali l'apprendista stregone modifica se stesso sono relazioni fra soggettività ed oggettività vissute con volontà e determinazioni. Il conflitto interiore viene sempre risolto esteriorizzandone gli aspetti e vivendoli in forma di sfida nel mondo in cui si vive. Naturalmente, tutto questo non è possibile quando le persone praticano la superstizione. La superstizione annulla la capacità dell'individuo di vivere per sfida e di vivere nel mondo. Che cos'è la stregoneria? Troppe persone parlano di ciò che non conoscono e troppe persone sono interessate a costringere altre persone in ginocchio per giustificare la vuotezza e la distruttività delle loro azioni. Per comprendere l'importanza della stregoneria, è necessario chiarire l'ambito concettuale, religioso e morale in cui la stregoneria fonda la sua ragione di esistere come strumento di fondazione dell'esistenza umana. Per la stregoneria, come del resto per il paganesimo politeista, non esiste una coscienza di sé che attraverso la sua volontà crea l'esistente, ma esiste l'esistente che attraverso trasformazione di soggetti che lo compongono e attraverso l'esercizio delle loro determinazioni costruiscono la coscienza universale. Il non esercizio della propria volontà e delle proprie determinazioni comporta il fallimento della propria esistenza e, abbiamo visto prima, va a finire nella superstizione. Non esercitare la volontà nelle determinazioni che la propria specie ha costruito nel corso dei milioni di anni di trasformazione significa la rinuncia alla possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Per cui nessun cattolico riuscirà mai a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Un cattolico vive in ginocchio e muore disperdendo tutta la sua energia senza speranza di divenire. Deve essere chiaro che non si sta parlando della volontà di possesso o della violenza di appropriazione, ma del suo contrario. Stiamo parlando della volontà di determinare se stessi nell'oggettività in cui si vive, consapevoli che questa oggettività, con quanto contiene, determina se stessa, sia nei confronti di ogni suo componente, sia nelle relazioni delle sue parti e nei confronti della sua stessa oggettività. All'interno di questa concezione del mondo appare evidente che per partecipare alla costruzione della coscienza universale si rende necessario usare la propria volontà e le proprie determinazioni, dilatando il proprio sapere e la propria conoscenza, il proprio intuire e la propria emotività nell'oggettività in cui si vive. Che cos'è dunque la stregoneria? La stregoneria è l'insieme delle attività, o come preferisco chiamarla, è l'arte, attraverso la quale il singolo individuo organizza strategicamente la propria esistenza per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E questo non può avvenire per nessun cattolico. Un'arte che non viene espressa mediante descrizione, ma sviluppata ed espressa mediante l'azione. L'arte della costruzione delle relazioni fra il soggetto che la esercita e l'oggettività nella quale viene esercitata. Un insieme di azioni che, partendo dalla volontà soggettiva quale espressione del riconoscimento della propria collocazione nel mondo, portano l'individuo a compiere delle scelte nell'oggettività in cui vive e attraverso le quali trasformarsi, responsabile e padrone delle proprie scelte e delle relative valutazioni. La trasformazione soggettiva dell'individuo nell'oggettività in cui vive, usando e sviluppando la forza che lo ha spinto a trasformarsi da essere feto in essere umano adulto, è l'arte della stregoneria. Un'arte che può essere praticata quando un individuo ne riconosce la necessità della pratica all'interno dell'oggettività nella quale vive, quando l'individuo cessa di subire passivamente le richieste e le imposizioni dell'oggettività, ma le media attraverso la scelta soggettiva.
Il riconoscimento della necessità della pratica è l'iniziazione dell'apprendista stregone. L'iniziazione dell'apprendista stregone è fatta in quel momento in cui l'individuo riconosce la necessità di fare un percorso virtuoso nella propria esistenza. L'arte della stregoneria è dunque un'arte di relazione fra il soggetto che determina se stesso e l'oggettività in cui tale determinazione avviene. Dal momento che nel sentire, nell'intuire, nelle predilezioni, nei bisogni, non esiste un essere umano uguale ad un altro, come non esiste una situazione oggettiva uguale ad un'altra, sia nello spazio che nel tempo, si deduce che non esiste un percorso di stregoneria uguale ad un altro. Esistono tuttavia dei principi generali che i soggetti devono applicare partendo da se stessi, nell'oggettività in cui vivono. Questi principi generali e la direzione nella quale operano sono i pilastri dell'universo, le colonne del cielo, che l'apprendista stregone, mescolando nel suo cuore attraverso l'intento che lo ha generato, costruiscono il suo crogiolo dello stregone. La vita non è dolore. La vita non è un processo di sottomissione ad una verità imposta o rivelata. La vita è uno spazio che va dalla nascita del corpo fisico alla morte dello stesso, affrontando le contraddizioni e gli ostacoli che si presentano. Si nasce per sfida, si vive per sfida. Cosa significa nascere per sfida? Oggi nei paesi occidentali si è perso il ricordo della difficoltà di nascere e della mortalità da parto fra gli esseri umani. La nascita è un urlo di volontà che il nuovo nato rivolge all'universo e che significa: io esisto e intendo vivere. Cosa significa vivere per sfida? Significa trasferire l'urlo della nascita nei confronti dell'esistenza per tutta la durata della propria vita. Significa diventare consapevoli che l'esistenza in cui siamo è solo un'opportunità. Solo il nostro urlo di volontà al momento della nascita, espresso in ogni attimo della nostra esistenza, in ogni nostra scelta, all'interno di ogni contraddizione della nostra esistenza, permette a noi come esseri umani di rinnovare attimo dopo attimo il potere e l'intento della nascita. Questo rinnovare la volontà della nascita è vivere per sfida. Come si esprime nell'esistenza umana il vivere per sfida? È espresso dalla relazione fra l'individuo che pratica il vivere per sfida e l'oggettività in cui questa pratica avviene che, rispetto all'individuo, tenta di imporsi vivendo per sfida. La situazione oggettiva in cui si pratica il vivere per sfida, oggi come oggi, è caratterizzata dal dominio all'interno dei sistemi sociali umani dal vivere per sfida del cristianesimo, che nel nostro caso assume la caratteristica del cattolicesimo. Il cristianesimo pratica il suo vivere per sfida attraverso una pratica di appropriazione degli esseri umani imponendo la verità rivelata dal suo Dio padrone. La pratica di appropriazione degli esseri umani è centrale nel controllo del sistema sociale e attraverso quel controllo viene calata nel cuore, nel sentire e nell'intuire del nuovo nato attraverso il condizionamento educazionale. La pratica di appropriazione imposta dal cristianesimo all'essere umano si appropria dell'individuo che la riproduce dogmaticamente nell'essere natura in cui è nato, saccheggiandola e distruggendola. A chi mai viene in mente che sta distruggendo quanto il loro Dio padrone onnipotente ha creato? Eppure l'effetto serra sta minacciando la vita degli stessi esseri umani. Beh, il caldo di quest'estate, questo l'abbiamo scritto nel 2000, il caldo di quest'estate ne è un esempio. Il cristianesimo trasforma l'essere umano nel bestiame del suo gregge, privandolo della volontà espressa all'atto della nascita e trasformandolo nelle tensioni in desiderio di appartenenza al gregge di cui la gerarchia cristiana ne è il pastore. Questo essere parte del gregge viene fagocitato dall'individuo che lo esprime attraverso una feroce determinazione nell'appartenenza soggettiva al gregge,
A quel gregge di appartenenza l'essere umano sacrifica i suoi figli mettendoli in ginocchio e insegnando loro a pregare e supplicare. Egli un terrore folle di essere allontanato dal gregge. Questo terrore folle dell'allontanamento dal gregge altro non è che espressione della consapevolezza nella perdita della volontà di determinazione soggettiva all'interno della vita, la consapevolezza che ha l'individuo della sconfitta soggettiva per la quale la partecipazione al gregge diventa un atto consolatorio. Dal punto di vista individuale dell'essere umano, tre sono i campi in cui pratica il suo vivere per sfida, trasformandosi, quando l'impegno emozionale è molto forte, in apprendista stregone. 1. La trasformazione di se stesso, il raggiungimento della consapevolezza nelle relazioni fra i suoi bisogni e il condizionamento educazionale ricevuto, sognare, la capacità di compattarsi, l'autodisciplina, lo sviluppo dell'intuire e il movimento nei mondi della percezione. 2. L'azione all'interno del sistema sociale al fine di limitare la ferocia della sottomissione imposta dal condizionamento educazionale, migliorare le condizioni oggettive in cui gli esseri umani possono praticare la stregoneria, il loro vivere. 3. L'azione fra sé come individuo in trasformazione e la frazione dell'essere natura in cui si trasforma, il condizionamento e il riconoscimento delle coscienze di sé che ci circondano in quanto dei che come noi camminano verso l'eternità. Questi sono i tre campi d'azione in cui l'individuo interviene per costruire una strategia di esistenza, esercitare le proprie determinazioni attraverso la propria volontà. Questa è l'autodisciplina dell'apprendista stregone. Essere disciplinati non significa imporsi delle regole ferree alle quali sottomettersi, ma significa essere consapevoli dell'esistenza dello sconosciuto nel quale si costruisce il proprio vivere per sfida con animo coraggioso, deferente e tenace. Davanti allo sconosciuto nel quale noi entriamo e ci immergiamo, è necessario un animo rispettoso e temerario in qualsiasi campo si operi, dalla vita quotidiana ai mille mondi della percezione. Rispetto per tutti e per tutto, timore reverenziale davanti all'infinito sconosciuto, sottomissione a nessuno. Queste sono le regole fondamentali dell'atteggiamento della stregoneria. Gli sforzi di determinazione soggettiva nella relazione fra l'individuo nei tre campi che abbiamo citato e l'oggettività sono l'elemento centrale della trasformazione in apprendista stregone prima e in stregone poi. Perché gli sforzi di trasformazione soggettiva che si manifestano nel vivere per sfida formano l'elemento centrale della trasformazione dell'apprendista stregone? Lo stesso simile percorso nella vita quotidiana può formare un apprendista stregone o uno spacciatore di droga, un industriale o un barbone. Perché l'oggettività è diversa nello spazio e nel tempo. L'oggettività in cui ci si trasforma si presenta all'individuo al momento della nascita ed è relativa al tempo e al luogo in cui l'individuo nasce. Un conto è nascere a New York, un conto è in Amazzonia, a Roma o a Venezia. Un conto è essere nato oggi, mille anni fa, fra 100 anni. I sistemi sociali sono diversi, le relazioni con l'essere natura di quei sistemi sociali e dei singoli esseri umani sono diverse. L'elemento comune e importante è lo sforzo di trasformazione soggettiva. Lo sforzo di trasformazione soggettiva è indipendente dall'oggetto col quale costruiamo la contraddizione, ma si qualifica dal grado di intensità emozionale, intellettiva e consapevole con la quale il soggetto si impegna nella contraddizione, il grado del suo coinvolgimento e lo sforzo che mette in atto per la sua soluzione. Per questo motivo in stregoneria non si può enunciare nessuna verità, dal momento che ogni soggetto è diverso, diversa è la sua percezione del mondo, diversa è l'oggettività nella quale si muove, diverso è lo spazio e il tempo che lo caratterizza. In stregoneria si può indicare soltanto il percorso di libertà, la direzione nella quale gli sforzi di trasformazione soggettiva vengono diretti, e quando si fa questo non può esistere superstizione. Cioè la superstizione c'è solo quando c'è la verità rivelata. Il gatto nero ti attraversa la strada, sicuramente ti porta sfortuna.
portare sfortuna è la verità rivelata e viene manifestata in quel momento all'individuo dal fatto che il gatto nero gli attraversa la strada. Soltanto nelle religioni rivelate e nei loro prodromi, cioè nei loro elementi iniziali, c'è la superstizione e basta. In stregoneria la verità altro non è che il livello di libertà raggiunto dal soggetto e che questo riesce a descrivere, superabile immediatamente non appena il soggetto aggiunge nuovi fenomeni e nuove intuizioni alla sua descrizione, dunque un'altra verità. Gli strumenti d'azione della stregoneria. Attraverso la sua azione nei confronti dell'oggettività in cui vive, l'apprendista stregone manipola se stesso e si trasforma. Questa preposizione è centrale nella trasformazione dell'apprendista stregone. È centrale nella definizione del fare e degli intenti dell'apprendista stregone. Il campo della trasformazione soggettiva è dato dall'oggettività in cui l'apprendista stregone nasce e diviene. Le azioni e la direzione che queste assumono determinano la qualità della trasformazione dell'apprendista stregone. È attraverso l'azione espressa dalla volontà e dall'intento soggettivo nell'oggettività in cui vive che un essere umano inizia un percorso di trasformazione che lo porta a diventare un apprendista stregone. L'azione nell'oggettività ritorna a lui con reazioni e fenomeni davanti ai quali, per continuare l'azione in ossequio ai suoi bisogni e ai suoi intenti, deve modificarsi. Nel momento stesso in cui attraverso l'azione esprime l'esigenza di modificazioni soggettive, sia culturali che fisiologico-intuitive, l'individuo si è tolto dal centro del mondo in cui il Dio padrone lo aveva collocato, illudendolo di essere creato a sua immagine e somiglianza, iniziando un cammino di determinazione soggettiva, riconoscendo un'oggettività in cammino che agisce per determinare se stessa. Come già detto, i campi d'azione dell'apprendista stregone si possono individuare in tre categorie: il sistema sociale in cui vive, l'essere natura in cui vive e i mondi della percezione che riesce a raggiungere. Premesso che non è possibile una divisione assoluta, si può dire con buona sicurezza, salvo particolari eccezioni, che le prime tensioni che spingono l'essere umano alla trasformazione in apprendista stregone giungono dal sistema sociale in cui vive o dalle sue esigenze all'interno del sistema sociale in cui vive. Dalle sue tensioni, dai suoi bisogni e dalle sue esigenze, filtrate dalla soggettività dell'apprendista stregone e riproposte nel sistema sociale attraverso la sua azione. Le trasformazioni soggettive che seguono all'azione, ai fenomeni che giungono, agli adattamenti soggettivi che promuovono nuove azioni, portano l'apprendista stregone a diventare ricettivo alle tensioni che dall'essere natura emanano, portandolo poi ad espandere il suo sentire e il suo intuire in mondi diversi della percezione. Tutti questi diventano altrettanti campi d'azione per l'apprendista stregone, all'interno dei quali esercita la sua autodisciplina e la sua trasformazione. Si può riassumere la differenza fra l'essere umano qualunque e l'apprendista stregone nella capacità di quest'ultimo di prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, rispondendo soggettivamente alle tensioni che dal mondo circostante giungono a lui. Le prime tensioni che arrivano all'apprendista stregone sono quelle del sistema sociale. Le tensioni si presentano alla sensibilità e all'intuire dell'apprendista stregone, rappresentando il dolore prodotto dagli impedimenti allo sviluppo nel sistema sociale. Il dolore espresso dall'impedimento dell'espansione dei singoli soggetti. L'apprendista stregone fa proprio quelle sollecitazioni e si arma, organizzando se stesso, per rimuovere quegli impedimenti. La sua azione nei confronti dell'interpretazione che egli dà agli impedimenti di cui percepisce la sofferenza è il punto di partenza della trasformazione soggettiva dell'apprendista stregone. La maggior sofferenza alla quale sono sottoposti i sistemi sociali umani oggi come oggi è l'impedimento della loro espansione come effetto della sottomissione imposta dal cristianesimo. All'inizio del suo percorso l'apprendista stregone affronta quelle che lui definisce le ingiustizie. Poi si trasforma, l'ingiustizia in sé non lo riguarda più, egli è consapevole di essere diventato eterno, ma ha un debito. Un debito che paga il sistema sociale in cui è nato
e in cui si è sviluppato, egli dovrà donare a quel sistema sociale un frammento di libertà, il suo personale regalo, il suo sdebitarsi. Per un essere umano che riesce ad incubare il proprio corpo luminoso e proiettarsi nell'infinito dei mutamenti, migliaia di esseri umani perderanno la loro occasione di eternità per effetto della sottomissione cristiana. Se all'inizio del suo percorso l'apprendista stregone vuole rimuovere le ingiustizie, alla fine del suo percorso all'interno del sistema sociale non rimuoverà più le ingiustizie in quanto tali, ma tenterà di svelare la fonte dalla quale le ingiustizie si alimentano. La fonte delle ingiustizie che blocca il divenire umano, oggi come oggi, è il monoteismo, quale attività di distruzione della volontà soggettiva nella determinazione dell'esistenza dei singoli esseri umani. Nel nostro caso il monoteismo si esprime attraverso il cristianesimo cattolico. Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male, che non stenda ora la sua mano e non colga dall'albero della vita per mangiare in eterno. Genesi 3:23. Questo è l'ordine del Dio padrone dei monoteisti. Il compito dell'apprendista stregone è quello di aiutare gli esseri umani a cogliere dall'albero della vita, diventare dei e vivere in eterno. Il cattolicesimo è dunque il terreno in cui l'apprendista stregone inserisce la sua azione nel sistema sociale per impedire l'esercizio della sottomissione umana. Da 1600 anni ogni percorso di stregoneria ha il suo centro la distruzione dell'azione coercitiva del cattolicesimo. Ogni apprendista stregone ha dato il proprio contributo in questa direzione, sia quando si trattava di limitare l'oppressione, vedi il ruolo di Haas, sia quando si trattava di liberare i bisogni umani, vedi il ruolo di Giordano Bruno all'ergastolo Galilei. Tutti i bisogni umani, dall'indipendenza dalla fame alla liberazione delle pratiche sessuali. Per quanto riguarda queste ultime, il trionfo della stregoneria si ebbe con la rivoluzione sessuale di Reich, del quale siamo oggi tuttora debitori e al quale oggi i cattolici stanno organizzando uno dei più feroci assalti. Solo oggi come oggi, gli apprendisti stregoni possono toccare il nocciolo della magia nera cattolica. Apprendisti stregoni futuri useranno la stessa frase, perché domani noi speriamo di far loro un dono e che il domani sia meglio di oggi. Solo oggi possiamo definire il pensiero cristiano per quello che è, e non per quello che si vuole far apparire per nascondere gli insegnamenti dall'orrore. Abbiamo visto oggi come Massimo Cacciari, il filosofo, ancora nasconde gli orrori del cristianesimo facendoli passare in secondo piano, perché lui è cattolico, è stato educato dal punto di vista cattolico. Solo ora possiamo indicare la devastazione emozionale che la sottomissione al cattolicesimo ha costruito. Solo chi ama stuprare bambini, costringendoli a pregare in ginocchio, distruggendo con questo il divenire dei sistemi sociali, può compiacersi della propria sudditanza fisica e psicologica da un padrone che si nutre della disperazione umana. Solo chi ama stuprare bambini deve impedire l'espressione di ogni percorso di dignità umana nel sistema sociale in cui vive. Solo ora, dopo milioni di percorsi di stregoneria, possiamo trasferire le indicazioni dottrinali e ideologiche del macellaio di Sodoma e Gomorra e del suo millantato figlio dalle aberrazioni intellettuali alle valutazioni di ogni singolo essere umano nel considerare la propria collocazione all'interno dell'esistenza. Questo fare è un elemento centrale della stregoneria. Se l'apprendista stregone non facesse questo, verrebbe meno ad uno dei principi fondamentali del crogiolo stregone, chiamare le cose col loro vero nome. Se non facesse questo, verrebbe meno al suo vivere per sfida e la costruzione di se stesso nell'infinito dei mutamenti. Scopo dell'apprendista stregone è costruire se stesso. La costruzione di se stessi non è un percorso intimo, ma è la trasformazione dell'intimo umano attraverso le azioni che l'essere umano mette in atto nel mondo in cui vive, esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni. Non esiste un percorso di stregoneria che non comprenda fra i suoi intenti la distruzione o la limitazione della capacità coercitiva del macellaio Sodoma e Gomorra e del millantato suo figlio nella sua azione militare, vedi roghi, torture e ricatti, di sottomissione degli esseri umani. A questo si oppone soltanto chi ama confinare gli esseri umani nei campi di sterminio, al di là del ruolo che nel far questo assolve. Per questo motivo nella stregoneria, nel paganesimo politeista, potranno mai essere delle sette come il cattolicesimo e i suoi imitatori.
la stregoneria e il paganesimo politeista non possono separare gli esseri umani dal sistema sociale in cui vivono, in quanto quella separazione impedirebbe loro di vivere per sfida e di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. La stregoneria è un percorso di espansione dell'individuo nell'oggettività in cui vive, sia nell'oggettività sociale, sia nell'oggettività della natura, sia nell'oggettività dei mondi della percezione, in qualunque modo l'individuo eserciti il suo vivere per sfida. Questo fare lo modificherà, costringendolo a chiamare le cose col loro vero nome, in ognuno degli altri mondi in cui eserciterà i suoi intenti. Se non facesse questo, l'individuo impedirebbe agli esseri che compongono l'oggettività in cui opera la costruzione della loro consapevolezza in quanto dei. La stregoneria, in ultima analisi, è l'arte di preparare se stessi alle sfide della vita. La stregoneria, in ultima analisi, è lo sviluppo del coraggio affrontando le sfide della vita per preparare se stessi alla grande sfida, la trasformazione della morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Chiamare gli dèi consente di disporre di un grande potere nelle sfide della vita, ma per chiamare gli dèi è necessario praticare il crogiolo dello stregone, per sviluppare il Dio che da dentro di noi spinge per crescere. Gli dèi vengono incontrati e riconosciuti da una costruzione musicale che, crescendo dentro di noi, attraverso le nostre scelte, trova nell'oggettività la stessa assonanza, finendo per diventare parte del coro divino della vita. Tutto il resto è una questione di tecnica, tutto il resto è una questione di sistema culturale nel quale stiamo vivendo, tutto il resto è lo sviluppo del coraggio che, annientando la paura imposta dalla sottomissione cristiana, libera la percezione umana dalla dipendenza della ragione. Marghera, 20 gennaio 2000, Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. E questo è ciò che è oggi la stregoneria, ciò che è oggi la stregoneria e ciò che era anche allora, soltanto che si manifestava nei sistemi culturali in maniera diversa perché le condizioni sociali e culturali erano diverse. Bene, in tutto questo che avete sentito non c'è un solo frammento di superstizione, non può esserci superstizione, perché non esiste nessun ente, nessuna forza esterna al singolo individuo che può piegare il singolo individuo alle sue azioni. Certo, esistono molte forze diverse e fuori dell'individuo, ma sono quelle forze dalle quali noi siamo nati e siamo divenuti. L'intero essere natura è un insieme infinito di forze nella quale noi ci siamo trasformati, e con tutte queste forze abbiamo dei legami, delle sintonie, dei modi di essere, dei modi di agire, come li abbiamo in relazione all'intero universo, perché dell'intero universo noi siamo parte. Ma non esiste nulla fuori di questo che abbia la necessità di sottometterci, se non ciò che è il frutto delle religioni rivelate e dei loro scopi, oltre che dei loro produttori. Bene, rimuovere quella che è la coercizione delle religioni rivelate è l'elemento fondamentale. Questo è ciò che è la stregoneria, nel senso che la stregoneria non è una cosa diversa da questa. La stregoneria è questo. Certamente farebbe comodo ai cattolici vedere il loro Gesù pazzo camminare sulle acque e dice: guarda che bel stregone, sta camminando sulle acque, oppure guarda che roba, sparisce anche la lebbra, guarda che figo che è quello, guarda, è veramente bravo, è veramente forte. In realtà questo non avviene, questo non è, questa è una bubola, questa è una truffa, un inganno. Effettivamente per questo motivo i cattolici andrebbero sottoposti a derisione, perché veramente è inganno di popoli, è millantare qualcosa, è distruzione degli uomini, è distruzione delle culture, distruzione della civiltà, annientamento dei singoli individui. E non è un caso che il documento che ha portato oggi Francesco, che ha prelevato da internet, sia letteralmente scioccante. Scioccante più che altro per i cattolici, non certo per quello che noi come pagani politisti, come apprendisti stregoni sapevamo. Noi, quel Papa Giovanni XXIII, il cosiddetto Papa Buono, sapevamo che si compiaceva nel far ammazzare la gente. Far ammazzare la gente sui posti di lavoro, farli ammazzare di fatica. Fu lui che scatenò una feroce guerra contro i preti operai, per esempio, al suo interno.
quando rivendicavano forme di giustizia che non fosse pure semplice sottomissione al Dio padrone. Ora, da questo documento scopriamo che Giovanni Papa XXIII ordinava di nascondere lo stupro dei bambini, di proteggere i preti stupratori, pena la scomunica. Ed è veramente, per i cattolici penso che sia una delle cose più scioccanti. Dice questa pagina, il documento shock scoperto da un avvocato texano, ve la ripeto anche se l'abbiamo fatta oggi, ma penso che la farò molte volte, la metterò anche in internet. È siglato da Papa Giovanni XXIII in 69 pagine, l'ordine ai vescovi di tutto il mondo perché nascondessero le storie di violenza sessuale. Sono 69 pagine, un documento che inchioda i vertici della Chiesa di Roma. Il documento che presentiamo è tradotto in inglese, ma l'Observer, che ha dato la notizia, precisa che l'originale, naturalmente, è in latino, che getta un'onta senza precedenti sul Vaticano. La rivelazione del quotidiano britannico The Observer è destinata a far esplodere una bufera inimmaginabile sull'istituzione più potente del mondo. Un documento che risale al 1962 e che porta il sigillo di Papa Giovanni XXIII fu spedito a tutti i vescovi del mondo per istruirli a tenere ben nascosti i casi di violenza sessuale all'interno della Chiesa. Il testo, scritto in latino, si trova negli archivi segreti del Vaticano, massima segretezza. Era questo quello che la Chiesa di Roma chiedeva ai propri prelati in materia di abusi sessuali. Nulla doveva venire a galla, tutto andava nascosto nei minimi dettagli, con la minaccia di scomunica per coloro che non rispettavano l'imposizione. A scoprire il documento shock, chiamato Criminis Sollicitationes, è stato Daniel Sea, avvocato texano, impegnato in una serie di casi di abusi contro minori perpetrati da preti cattolici. La Chiesa Cattolica Romana d'Inghilterra e Galles ne conferma la genuinità. In quelle 69 pagine, nero su bianco, c'è l'intenzione di mantenere il più stretto riservo sugli atti dei prelati che potrebbero danneggiare la Chiesa e dettagliate raccomandazioni su come difendere la segretezza. Le indicazioni devono essere diligentemente nascoste negli archivi segreti della Curia come strettamente confidenziali, si legge nel testo, né dovranno essere pubblicate o inserite in qualche commento. L'avvocato Sea commenta indignato: questi dettami sono arrivati ad ogni vescovo del pianeta e la prova che ci fosse una cospirazione internazionale da parte della Chiesa Cattolica per insabbiare le vicende legate agli abusi sessuali. A mettere altra canna al fuoco ci pensa un altro avvocato, Richard Sorrer, anche lui impegnato in casi di pedofilia messi in atto da religiosi. Abbiamo sempre sospettato che la Chiesa Cattolica coprisse i casi di abusi sessuali e cercasse di far tacere le vittime. Questo documento lo prova. Minacciare la scomunica, chiunque parli, mostra sino a dove le alte cariche del Vaticano erano pronte ad arrivare pur di evitare che le informazioni sugli abusi diventassero di dominio pubblico. Certo, la vicenda rischia di diventare esplosiva. Da tempo la Chiesa Cattolica è nella bufera per lo scandalo dei preti pedofili. L'arcivescovo di Bosco, il cardinale Love, è stato costretto a dimettersi lo scorso anno dopo aver ammesso di aver coperto alcuni casi di pedofilia nella sua curia. Però non li ha coperti per sua iniziativa, li ha coperti perché Roma gli ha ordinato di coprirli, perché erano direttive della Chiesa Cattolica di coprirli. Cioè, questo è il valore che hanno i bambini per la Chiesa Cattolica: sono solo soggetti da stuprare. E io non so cosa può essere portato perché i cristiani riflettano, non so assolutamente, più che portargli la roba di questo genere, cosa altro si debba portare. Però gli porto anche delle informazioni della stregoneria. Non hanno futuro oltre la morte del corpo fisico. La Chiesa Cattolica non li ha semplicemente messi in ginocchio, ma li ha privati del futuro di affrontare l'infinito dei mutamenti, li ha privati del piacere di affrontare la morte del corpo fisico per trasformarsi in esseri luminosi, li ha privati della capacità di affrontare la loro esistenza senza la paura, senza la costrizione, senza il timore della sottomissione. Di tutto questo la Chiesa Cattolica ha privato i singoli cattolici che oggi continuano a guardare con sufficienza il mondo come se loro fossero eterni. Invece hanno perso la loro occasione di eternità. E questo che è pesante.
e non c'è nulla che li possa far smuovere, nemmeno il fatto che Giovanni XXIII ordini di proteggere i preti stupratori contro la richiesta di giustizia delle loro vittime. Questo è il disprezzo per i bambini, il disprezzo per la vita, il disprezzo per il futuro che ha avuto la Chiesa Cattolica. Questa è l'attività dei missionari. Io quando Francesco me l'ha fatto vedere oggi sono rimasto abbastanza colpito. Non è che sia rimasto colpito perché ho scoperto qualcosa di nuovo, sono rimasto colpito perché ciò che io riuscivo ad intuire, riuscivo a penetrare leggendo dal punto di vista della stregoneria i comportamenti della Chiesa Cattolica che conducevano là, leggendo gli scritti, i Vangeli della Chiesa Cattolica, leggendo la loro Bibbia, che portava là, necessariamente portava là, si vede manifestato come attività reale del Papa, dove le persone sono oggetti, ma non sono solo oggetti dal punto di vista dottrinale, sono oggetti d'uso e di consumo proprio nella vita quotidiana, negli oratori, nelle parrocchie. È questo che mi ha molto colpito. Cioè, un conto è avere l'intuizione, compenetrare i mondi, analizzare degli scritti e riuscire a vedere cosa c'è dietro gli scritti, cosa questo comporta. E un altro conto è vedere le cose che si manifestano, cioè è vero, cioè la mia intuizione non era il frutto della mia immaginazione, ma era reale. Milioni e milioni di bambini sono stati stuprati, e allora si concepisce, diventa razionale tutto quello che è la richiesta di giustizia che dal mondo arriva a chi ha la percezione proprio del sentire, del sentimento del mondo. Ed è veramente micidiale questo, eh? È la prima cosa che un apprendista stregone incontra nella vita, ed è ciò che ci trasforma in realtà. Va bene, do via le telefonate, va 049 700 700 e 049 700 838. Non credo che deridere soltanto i cattolici sia il minimo che si possa fare. Siamo davanti alla più grossa organizzazione criminale ed assassina che la terra abbia mai visto. Non è mai esistito tanto orrore, tanta distruzione, tanta morte, tanta sofferenza come hanno fatto gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. Effettivamente siamo davanti a uno sconvolgimento di quello che è la realtà, e questa realtà Cacciari non riesce nemmeno a vederla, e questo è veramente una cosa che lascia perplesse le persone, no? Cioè, ci si accorge come la struttura educazionale del cristianesimo in realtà va al di là di qualsiasi collocazione politica, anzi le collocazioni politiche dei singoli individui sono delle derivazioni da quello che è la struttura coercitiva monoteista, e rispecchiano quella che è la struttura coercitiva monoteista. Sia uno come Cacciari che antepone la sua struttura educazionale a quello che è la realtà, ma sia anche a coloro che parlano di UFO, oppure parlano di reincarnazione, oppure parlano di situazioni premiali diverse. Cioè, il peso del cattolicesimo in realtà viene a premere sulle persone al punto tale che si va sempre alla ricerca dell'atto consolatorio o del qualcosa che sicuramente c'è, pur di non guardare in faccia la realtà, le cose per ciò che sono. Qualcuno vuole dire, vabbè, ma c'è la reincarnazione? No, la reincarnazione non c'è. Comunque, al di là che tu creda o meno nella reincarnazione, comunque tu ti devi vivere la vita per sfida. Cioè, comunque tu la tua vita te la devi vivere a pieno. Non esiste una verità rivelata, una verità imposta. Per cui è inutile che vai alla ricerca della reincarnazione come atto consolatorio. In realtà non esiste una reincarnazione. Esiste probabilmente la tua idea di reincarnazione. Ma tu questa vita te la devi vivere fino in fondo. E se tu non la vivi fino in fondo, prendendoti in mano la responsabilità dei tuoi gesti, dei tuoi atti, tu hai buttato via la tua occasione. La tua occasione di eternità. Nemmeno un ragno, nemmeno un topo, nemmeno un virus, nemmeno un albero, un filo d'erba butterebbero via la loro possibilità. Nessuno di loro getterebbe via la loro esistenza senza vivere per sfida fino all'ultimo fiato, fino all'ultimo respiro. E noi facciamo finta
di vivere per sottomissione. Noi accettiamo le panzane, le barzellette, il Dio creatore all'inizio del tempo. Noi pensiamo a questa entità che ha costruito l'universo e che soccorrerebbe noi, poveri mortali, così, così biechi, così assurdi. Noi che siamo immagine e somiglianza del Dio padrone, che fighi che siamo. E così sprechiamo quella che è la nostra occasione di vita, sprechiamo le nostre opportunità nel modo più miserabile e squallido che ci sia. Vabbè, non c'è molto altra cosa da dire. Niente, noi andiamo avanti con i dibattiti del Crogiolo dello Stregone e li riprenderemo non a settembre, perché l'unica possibilità che ho di settembre è appunto l'organizzazione del rito al Bosco Sacro di Jesolo e l'organizzazione del rito dell'equinozio d'autunno al Bosco Sacro di Jesolo sarà fatta per il 20 settembre. Pertanto il dibattito sulla meditazione, che è il prossimo dibattito sul Crogiolo dello Stregone, lo spostiamo ad ottobre, quando c'è un incontro al mese mi sembra che sia più che sufficiente. Ricordo che comunque al rito di Jesolo non è che si fa semplicemente il rito, c'è tutta la parte precedente e tutta la parte che segue il rito che serve per il dibattito fra i partecipanti del rito, non solo il dibattito del rito ma anche la discussione, quello che è a ruota libera. Da ottobre invece continueremo col discorso sulla meditazione e a novembre faremo la contemplazione. Dicembre invece faremo il rito del solstizio d'inverno. Sì, faremo il rito del solstizio d'inverno e là festeggeremo Oppi e festeggeremo i Saturnali, festeggeremo tutti gli eroi che sono entrati nei mondi scuri e che dei mondi scuri lavorano per emergere o lavorano per costruire se stessi. Ed è un ciclo dei riti che noi abbiamo, che stiamo impostando e che serve sia per riconoscere il presente nel quale viviamo, sia per affrontare i vari mondi della percezione nei quali noi ci leghiamo. Dunque faremo il dibattito sulla meditazione, abbiamo detto, in ottobre, e a novembre faremo il dibattito sulla contemplazione. La contemplazione, che è l'unica attività strettamente pagana politeista e che porta l'individuo a riconoscere gli dèi nel mondo, porta l'individuo, proprio alterando non solo la percezione ma anche nel vivere per sfida, proprio ad incontrare gli dèi del mondo. E questa è una pratica pagana politeista. Pronto? Buonasera. Niente, sono Leandro. Senta una cosa, è il discorso, lo chiamavo come il giorno e adesso voglio continuare il discorso. È il discorso dell'Inquisizione, vi altri la fronte poco questo argomento. Io non ho mai sentito parlare di Inquisizione, comunque già che sul telefono, passami qualche piccolo chiarimento perché mi trova gente contando di tuo studio, la quale non sa neanche cosa sia questa Inquisizione. Se vi altri fate il sondaggio fra il popolo comune, penso che l'80% non sappia ancora che sia Inquisizione o lo ha sentito parlare così molto generale. Boh, allora Inquisizione, vi altri lo sapete benissimo, comunque me lo ripeto. La re dura 600 anni, la Chiesa Cattolica ha combattuto stranamente questa Inquisizione, ossia l'eresia. Ma l'eresia non era soltanto dire che il Signore è morto in croce, quattesimo in su, quattesimo in giù. C'era anche praticamente il chiromante, il chiaroveggente, l'alchimista, quello che faceva, diciamo, l'erborista, uno che aveva visione di qualche spirito, non lo so. Qui praticamente veniva bruciato sulla pubblica piazza. Questa quasi storia, non so, è tutta roba documentata. Penso che non so quanta gente che lo sappia. Guarda, da 600 anni che se parla da 6 milioni e 10 milioni di morti, da bambina di 5 anni che aveva visioni, alla vecchia da 90 anni che faceva l'erborista. Bastava la semplice delazione, ossia dire a me vicino da casa c'è una strega, che dopo effettivamente non era una strega, ma era l'erborista, fammi ipotesi, oppure anche diciamo una delazione così fasulla. Ma era anche quella che aiutava le altre donne. Come? Era anche quella che aiutava le altre donne a partorire.
quella che magari era un po' strana, sì. O magari quella che aveva mangiato un po' di segale cornuta è andata un po' fuori di testa. Ma oppure era anche quella che aveva un segno nell'occhio, che qualcuno diceva, esatto, quella è una strega. Esatto, che sta il demonio, che Samara si è incrociata col demonio prima di concepire. Sì, benissimo, guarda, qualsiasi, anche... Comunque, guarda che noi è 7 anni che facciamo trasmissioni, l'abbiamo comunque fatto. No, eh. Io ormai c'è, dai, sì, vai tranquillo, tu vai tranquillo. Certo, vai tranquillo tu. Non è tanto che vi segue, però mi voglio scommettere che se gli altri fanno un sondaggio fra il popolo comune, c'è per la Massaia, c'è per il Manovai, c'è per nessuno sa queste cose che c'è, questa inquisizione, lo dico subito, Tutti quanti crede, normalmente l'inquisizione cosa c'è? La caccia alla strega, ma la strega, diciamo, la strega, come strega, tanti di bella che sta bene una strega, ma non si trattava di streghe, si trattava di un semplice guaritore, di un semplice chiromante, come che ha detto di schizofrenia, la bambina che è piccola ha avuto qualche visione, ma niente, quando fascina sotto il cuoio ne fa in piazza, e questo qua dura 600 anni, no 6 anni. Praticamente la Chiesa ha tenuto oppresso tutto il popolo cattolico, però sempre il cattolicesimo, non noi altri, da quel come risulta a me sembra la Chiesa cattolica a fare queste qua. Beh, anche i protestanti. Infatti, i valdesi ci sta massacrati. Sì. I valdesi c'era qui che predicava, diciamo, la carità tipo francescano, sì, contro il predominio temporale della Chiesa. La Chiesa, quando che si vede toccare il potere temporale, diventa una bestia. E i valdesi, da quello che sono lì, è stato praticamente mezzi massacrati proprio da quel motivo qui. È il discorso degli albigesi, la stessa roba. Gli albigesi predicava, diciamo, la povertà francescana. Però questo intoccava il potere temporale della Chiesa, e il Papa del tempo, che non so chi che sia, è che ha praticamente ordinato lo sterminio totale di tutti gli albigesi. Tutti gli ordini poveri. Tutti quanti, questo qua del Papa. Ecco, parlai un pochettino anche di questa inquisizione. Mi dico sempre, dopo sempre detto, la Chiesa che ha 2000 anni, se la Chiesa fosse una persona vivente, una persona fisica, da dovrei essere processato in PK come un criminale comune. No, ma guarda, allora scusa, dal punto di vista giuridico, i reati contro l'umanità non cadono mai in prescrizione, e la Chiesa Cattolica può essere sempre imputata di questo, solo questione di rapporti di forza. Dal punto di vista giuridico, la Chiesa Cattolica è imputabile. Quel libro di Cascioli, che è diritto un co', che mi personalmente l'ho soltanto che letto ultimamente, e ha fatto una denuncia, lei in denuncia contro la Chiesa Cattolica per reati, non per genocidio, per reati contro l'umanità, esattamente. Sì. Se vi andate a comprare il libro se lo trovate benissimo. Ma lo sappiamo questo. Ecco, voi soltanto di questo. Grazie. Nessuno sa cosa contiene. Beh, guarda, in effetti, mentre stavi parlando, a me mi è venuta in mente un'immagine, no? E mi sono visto con un ferro rovente in mano andare in giro, non so, per un mercato, per un supermercato, fermare le donne e chiedergli che cos'è l'Inquisizione, e fargli vedere quel ferro rovente che avrebbe dovuto essere infilato su per il culo. Allora, perché questo è l'Inquisizione. Allora, attento, qua nel libro Cascioli, ma l'Inquisizione si parla dei 8, 10, dai 6 ai 10 milioni di morti, torturati, da quello che sono mille storie, proprio documenti dell'epoca, inceppava le donne che magari diceva che già erano indemoniali, erano soltanto isteriche, che buttavano a tavola del legno sopra e gli montava sopra perché doveva espellere il suo spirito, ma le robe da pazzi, oppure li brusava, ma normalmente che era sempre la tortura prima. Prima che gli era sempre la tortura, chiaramente uno quando aveva passato una settimana, 3 giorni di tortura con i ferri roventi, la dire tutto quello che gli altri, chiaramente, giusto o no? E quando gli ha fregato, il giorno dopo era sotto un rogo di un bel carico di fascine e abbruciava in cielo con lo spirito. Come si dice, i preti dice che purificarla, ecco, questo è un atto di purificazione. Cioè, ragazzi, capito? Aspetta che adesso mi fa perdere il discorso già di prima. Dei 8-6 milioni di persone, ma adesso ho perso il filo. Beh, comunque dai, parlai un pochettino di questa inquisizione, perché nessuno sa cosa che vuol dire. Prova a fare un sondaggio, vediamo chi che vuol dire cosa che è l'inquisizione. Aspetta, scusa un attimo, finché mi viene in mente. Allora, il libro di Cascioli riporta due casi di, diciamo, contro l'eresia. Una persona, un giovane di 18 anni,
che quando deve passare il crocifisso non si ha genuflesso, io vado a giappare, a strappare la lingua e io a bruciare. Questo qua chiaramente non una banda di fanatici, tu con tutto quanto, il suo processo ecclesiastico, tutto quanto, logico, no? Un'altra persona che ha capito che nel Vangelo è scritto che Gesù, che è stato il demonio, che lo aveva tentato, che è l'Europa dei cima della montagna, che ha detto, guarda, che ha detto, tutto quello che vedi, se mi posti, ti prosti davanti a me, questo sarà tutto tuo. C'è stato uno, diciamo, non so, nel 1200, 1300, che ha pensato di dire, ma non esiste nessuna montagna talmente alta che si possa vedere tutta la terra del mondo. Boh, questa non era un'eresia perché andava contro a quello che è scritto nel Vangelo, no? Io ho già fatto processare, torturare e bruciare. Cioè, ma questo qua, questo qua è di due casi, ma è successo 6 milioni, 10 milioni di casi. Cioè, che capire, che capire, che capire, capire. Sono molti di più comunque. Dai 6 agli 8 milioni, 9 milioni di donne bruciate come streghe. Non sto parlando delle eresie. Non stiamo parlando delle eresie, soltanto la caccia alle streghe. Perché la caccia alle streghe, i dati sono diversi, perché un conto è i dati che ci sono rimasti e un altro conto sono gli stermini di massa, la distruzione dei documenti. Spesso i documenti venivano bruciati con le donne, spesso non c'era nessun processo e spesso i documenti venivano fatti sparire perché doveva sparire ogni traccia delle donne bruciate. Per cui si parla già di 9 milioni soltanto di donne bruciate per stragoneria. Se poi aggiungiamo le eresie, i massacri di Catari, di Albigesi, di tutto quello, tutte le crociate che hanno fatto, no? Perché ci sono anche crociate contro i pagani, crociate al nord, poi tutti i massacri che hanno fatto indirettamente, tipo la crociata dei bambini, dei pastorelli, hanno mandato decine e decine di migliaia di persone a massacrare. Specifichiamo una roba, che quando che il Papa dava ordine di andare nella città di Avignone, dei Valdesi, di sterminare, dice di passare tutti a fil di spada, donne e bambini. Sì, sbattere, è la Bibbia, sbattere la testa dei bambini contro i muri. Ma o trapassarli con la spada, adesso non lo so, discorso, ma comunque tutti dovevano venire ammazzati, tutti. Ma, vedi, noi riteniamo nostro dovere fare ciò che noi facciamo, perché la possibilità di fare ciò che noi facciamo è derivata dal sangue di tutti questi eroi, perché alla fin fine si tratta di eroi che ci hanno dato a noi la possibilità di fare ciò che facciamo, capisci? Se noi non facessimo ciò che noi facciamo, noi non li onoreremmo. E non è chiaro? Capisci? Questo comunque, è. Comunque mi vuole soltanto dire che la maggior parte dei cattolici non sa neanche cosa chi prende, no. Cosa chi lo sanno, ma il condizionamento educazionale gli ha bloccato le emozioni. Scusa un attimo, provo a fare un sondaggio, domande chi ha letto la Bibbia. E il Vangelo forse sì, vabbè, perché le piccole, chi ha letto la Bibbia, chissà no. Quanti massacri, guarda, del Dio del quando Dio io fatto, qua, guarda, ti danno risposta. Ti assicuro che io qui per radio, no? Sono 7 anni che trasmettiamo quasi, quando io ho cominciato a dire che il Gesù di Nazareth era un pederasta perché si faceva i bambini ed era scritto nei Vangeli, e che il Gesù di Nazareth ordinava di sgozzare chi non si metteva in ginocchio, venivano qui in radio con la Bibbia per farsi leggere il passo che loro l'avevano letto ma non l'avevano trovato. Era un passo che per loro non esistevano, capisci? Sì. Cioè, i blocchi nel cervello sono tali per cui le cose si passa via. Sì, cioè, sì. È micidiale, cioè non riesci nemmeno a vedere la realtà delle cose. Cioè, è tale la loro perdizione, no? nel male, nella distruzione dell'uomo fatto da Gesù di Nazareth e dal criminale di Sodoma e Gomorra, che loro non riescono più neanche a guardare le cose in se stesse. Comunque sta attento, mi ho letto un po' con la Bibbia, non certo, chiaramente se è troppo, troppo pesante e lunga da leggere, uno non fatica a leggere tutta, comunque... che soltanto che massacri, che il Signore fa anche personalmente, non ho mai capito. Non ho mai capito il Signore perché, e dopo dice che se l'animale mondo è l'animale immondo da mangiare, da mangiare, ma se un animale immondo, perché il Signore lo ha fatto prima di tutto? Cioè, però appunto di domanda, guarda, mi faccio soltanto l'ultimo discorso. Mi auguro
che sia tutta una favola. Difatti, mi Cristo parmise tutto quanto un'opera montata d'arte. Sì, non è mai esistito. E Gesù significa sperma che guarisce. No, a quel Gesù, sì, sì. A quel tempo c'erano delle pratiche sessuali anche che erano per non far figli. Per cui quel tipo di termine era comunissimo, infatti in greco c'è Giasone, il guaritore, no? Per cui è una roba comunissima, soltanto che questi qua erano montati delle operazioni politiche vere e proprie, che era qualcosa di spaventoso, perché loro dovevano appropriarsi dei singoli individui. Questa roba, che era una piccola setta che si appropriava dei singoli individui, fatta su scala mondiale, ha fatto quel che ha fatto. Sì, ma difatti questo Gesù sta soltanto, difatti, lì fuori del Vangelo, Gesù non lo nessuno. Infatti non esiste, non è mai esistito. Che lo riporta, nessuno. Non è mai esistito. Tento una cosa, uno che ha fatto miracoli, che ha guarito i ciechi, i storpi, i paralitici, che ha risuscitato i morti, come mai nessuno dell'epoca lo... Apollonio di Tiana faceva quelle cose, ne facevano altri guaritori. C'era Esculapio che faceva risorgere i morti, cioè bisognava costruire questo personaggio. Certo, ma bisognava costruire un'immagine che fosse antagonista, no? Esatto, Gesù non parla mai nessuno. E poi un'altra cosa mi domanda sempre, quando c'è il crocifisso, perché il popolo non si è ricordato dei miracoli che gli ha fatto e invece il crocifisso non ha il suo soccorso? Perché anche qui... Se quel crocifisso sei Baba, no, con quello che gli ha fatto, che secondo le metà di quello che gli ha fatto il Vangelo, scommetto che è 5 milioni che va a liberarlo. Sì, qualcuno ci proverebbe almeno. Ma se parliamo sei Baba, penso che sia 5 milioni che va a liberarlo. Parlo del fatto che ha perso molto la faccia ultimamente, eh? Lì nessuno è da liberarlo, perché? Perché non gli ha fatto quello che ha fatto? Perché non gli ha fatto quello che ha fatto? Perché nessuno lo riporta? Perché non è mai esistito? Esatto, non è mai esistito. Anche la crocifissione è una truffa, ormai abbiamo scoperto da dove è stata presa. Ma anche una cosa, se te leggi che libro lì di Cascioli, c'è scritto anche il discorso compro, aspetta un attimo che te do, credo che sia www, aspetta un attimo che te do adesso sul sito internet, un attimo. Allora, www.anti-religions.org. Anti-religions.org. Qua c'è scritto che qua ti spiega come chi ha fatto costruire la favola di Cristo, proprio come che ti hai detto te, chi ha acciappato dal dio Mitra. Sì, sì, ha acciappato chiedi da tutto, no? Sì. E dopo, non solo, mica acciappare le profezie della Bibbia, e gli ha adattato i vari avvenimenti e profezie, cioè gli ha ricostruito l'avvenimento della profezia fasulla in modo che dire che la gente dice sì, ma che la gente no, non dell'epoca, perché nessuno ne ha creduto. Qui praticamente chi ha letto i Vangeli a posto per dire sì, quello è veramente quello della profezia, ma anche la profezia sta buttando le spalle a questa figura. Sì, ma guarda, ma sai quanti peggi che sono stati trovati, che sono stati manipolati per far credere che? Ormai, guarda, solo in Gesù, no? In Marco e Matteo, c'è un personaggio che è Zaccaria ben Malachia, no? Adesso non mi ricordo esattamente. Bene, questo personaggio in realtà era un caporivolta degli Zeloti degli anni 70. Sì. Per cui, fra tu. Sì, e difatti nel libro Cascioli presume che questo Gesù sia altro che sta che Giovanni, che era il capo rivoluzionario dei Zeloti. In realtà è un po' più complessa. Solo i rivoluzionari venivano crocifissi, ma non con la croce terrestre. Devo buttarti sopra che c'è la gente che si è arrivata. No, ma com'è? Sono arrivati il cambio. Ah, vabbè. Ok, al prossimo giovedì, dai. Ciao, anche a te, ciao. Niente, devo chiudere qui la trasmissione perché chiaramente sono arrivati, adesso li ho visti. Niente, vi do appuntamento per giovedì prossimo, c'è Francesco e poi giovedì prossimo ancora ci sono io. Ricordate il rito dell'equinozio di autunno che si terrà al Bosco Sacro di Jesolo il giorno 20. Ciao a tutti, mando immediatamente la pubblicità, non mando altro. Ciao.